Cari amici di pomeriggio, eccoci a un altro delle nostre interviste in questo spazio in cui curiamo i collegamenti dei nostri interessanti ospiti nel pomeriggio del mercoledì. Oggi ho con me un ospite di eccezione, è il presidente di Nomadi Digitali, Alberto Mattei. Benvenuto Alberto. Ciao Barbara, buongiorno a tutti. Grazie Alberto di essere con noi, con i nostri amici di pomeriggio che saranno curiosissimi, perché Nomadi Digitali, insomma, se per qualcuno è proprio un fatto ormai assodato, è una terminologia proprio che è entrata proprio sotto pelle, invece per altri è una specie di punto interrogativo. Ma chi sono i Nomadi Digitali, Alberto? No, ci tengo un attimo a fare una precisazione, non sono il presidente dei Nomadi Digitali, ma il presidente dell'Associazione Italiana Nomadi Digitali, che è un ente no profit del terzo settore. Io diciamo, vabbè, mi presento prima rapidamente io, mi chiamo Alberto Mattei, ripeto, da oltre 14 anni mi occupo di sperimentare, studiare e divulgare la cultura del lavoro da remoto e del nomadismo digitale in Italia. Nel 2012-2013 poi abbiamo aperto, ho lanciato il progetto nomadigitali.it, che è un progetto di comunicazione. Quindi, stiamo parlando di oltre 10 anni fa, in tempi non sospetti, ecco, era qualcosa di pionieristico. Prima del Covid, pre-Covid. Sì, no, non a caso stai dicendo questa cosa che è importante, perché proprio durante la pandemia noi in Italia siamo venuti proprio, abbiamo avuto diciamo per la prima volta acquisito consapevolezza che si può vivere e lavorare in maniera diversa, proprio perché siamo stati costretti per tanto tempo a rimanere chiusi nelle nostre case e tante persone continuano a lavorare, iniziando a lavorare a tutti gli effetti da remoto, quindi a distanza rispetto a quelli che sono i luoghi tradizionali di lavoro. Ripeto, nel 2021... Sì, abbiamo provato un pochino tutti effettivamente durante... Esatto. Il Covid, questa modalità che insomma inizialmente ha creato anche qualche difficoltà, perché l'attrezzatura e la rete, insomma un po' tutto. Poi piano piano ci siamo abituati, ecco, a questi collegamenti. Anche i software sono diventati forse più smart, no? Più facili da utilizzare, e quindi oggi insomma non se ne può più fare a meno. Diciamo che noi ci siamo arrivati senza nessuna preparazione, quindi quando dicevo abbiamo preso un impatto importante, non eravamo preparati, ma il lavoro da remoto in realtà è qualcosa che esiste da diversi anni, e il nomadismo digitale è un fenomeno che nasce appunto in collegamento a questo, nel senso che tante persone, avendo la possibilità di lavorare, le tecnologie digitali oggi ci permettono di lavorare da luoghi diversi e quindi di portarci il nostro lavoro dietro e quindi anche di spostarci in luoghi dove magari è più bello vivere e lavorare. Questo, ecco, ha creato questo fenomeno. Diciamolo, il nomadismo digitale, cioè quando parliamo di nomadismo digitale non parliamo di smart working, o meglio, parliamo di un particolare forse tipo di smart working? No, assolutamente, guarda, il tema è che lo smart working è innanzitutto un termine che in realtà noi abbiamo utilizzato, imparato a utilizzare come sinonimo di lavoro da remoto, ma non è questo, cioè il termine smart working è un tema che si riferisce alle organizzazioni, e in effetti in Italia è normato da un articolo che prevede, che non è nemmeno un contratto di lavoro, ma è un accordo tra il lavoratore e l'azienda, però prevede sempre una realtà aziendale. Poi c'è tutto il mondo, diciamo, dei liberi professionisti, degli imprenditori, cioè i lavori che oggi si possono fare da remoto sono davvero tanti. Il concetto di smart working è in realtà un concetto che si riferisce all'organizzazione e quindi, diciamo, è un modello organizzativo che mette il benessere dei dipendenti al centro del processo, diciamo, dell'azienda. E quindi tante aziende hanno iniziato a sperimentare già prima della pandemia, che lasciando libere le persone di lavorare, di gestire i propri orari di lavoro, lavorando per gli obiettivi, quindi non con il controllo. Cioè, se tu sei 8 ore in azienda, immagino che tu quelle 8 ore stai lavorando. Se io invece ti lascio libero di gestire i tuoi tempi, i tuoi spazi di lavoro, utilizzando appunto le tecnologie digitali, punto i risultati sugli obiettivi che tu produci, questo determina una maggiore efficienza da parte dell'azienda, ed è stato verificato, proprio perché in effetti le aziende, è un tema che si collega molto alla felicità personale, alla ricerca del benessere, proprio perché persone felici fanno le aziende felici, e quindi la felicità è stato dimostrato che incrementa la produttività. Ma diciamo, questo è il tema del lavoro da remoto, quindi noi in Italia abbiamo utilizzato il termine smart working. Per correttezza bisogna dire che il termine smart working non si riferisce, non è sinonimo di lavoro da remoto, ma è in questo caso, per quanto riguarda la normativa italiana, un accordo
tra l'azienda e il lavoratore, e l'azienda determina, ti può far lavorare dei tempi lontano da casa, aziende full remote permettono probabilmente di lavorare ovunque, ci sono modelli ibridi, cioè, ci sono una serie di cose, ma non è questo il tema in cui secondo me in questo momento è perché entreremo in un contesto molto ampio. Quello che noi dobbiamo essere consapevoli è che, diciamo, oggi le tecnologie digitali e il lavoro da remoto ci permettono di poter vivere e lavorare da luoghi diversi di quelli che sono i tradizionali, diciamo, uffici o le tradizionali sedi aziendali. Mi ricollego un attimo alla cosa iniziale, perché abbiamo poi tralasciato. Proprio nel 2021 noi ci siamo costituiti, proprio grazie alla relazione network che si era creato con il mio progetto Nomadi Digitali, in associazione, proprio perché ci siamo resi conto che subito dopo la pandemia siamo entrati in una fase un po' più matura, cioè c'è stata una reale presa di consapevolezza, chi più chi meno, riguardo le potenzialità che il nomadismo digitale e che il lavoro da remoto possono offrire anche per quanto riguarda lo sviluppo dei territori. E quindi ci siamo resi conto che ci sono già tipo 50 nazioni, anzi quasi 60 sono diventate oggi, che concedono visti, cioè a professionisti, a nomadi digitali, visti che permettono di lavorare legalmente in un paese straniero, in un paese diverso rispetto a quello di origine, se tu dimostri appunto di avere un contratto con un'azienda remota, oppure di poter comunque attraverso le tue attività personali, imprenditoriali oppure attività professionali, gestirti in autonomia. E quindi, diciamo, questa è stata vista anche come un'opportunità proprio per poter attrarre in qualche modo anche nuove competenze sui territori. Quindi hanno iniziato prima alcuni paesi, adesso sono oltre 60 nazioni nel mondo, e anche l'Italia il 4 aprile ha stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale questo diciamo, decreto che stabilisce le regole per l'ingresso praticamente nel nostro paese, e quindi concedere loro un permesso di soggiorno di un anno rinnovabile, estendibile per la famiglia, se sei un professionista che viene da paesi extraeuropei e dimostri di poter gestirti, di poter portare avanti le tue attività e quindi avere una redditività, cioè non vieni per cercare lavoro, ma ti porti il tuo lavoro e quindi diventi una risorsa per il paese, perché comunque porti anche competenze innovative, visioni, eccetera, che sullo sviluppo dei territori possono diventare molto interessanti. Quindi intorno a questo ci siamo costituiti in associazione per cercare di dare, diciamo, di principalmente di continuare a studiare il fenomeno. Abbiamo quindi creato un comitato tecnico scientifico, pubblichiamo ogni anno un report annuale sul nomadismo digitale in Italia, proprio per far capire che questa tematica, di cui adesso oggi molto si parla, ma spesso se ne parla in maniera o troppo marketing oppure si fa un'immagine stereotipata, sai, poi la parola nomade è sempre per noi una parola un po' che ci suscita delle suggestioni diverse ad ognuno di noi. In realtà il nomadismo digitale non è altro che appunto un movimento globale che sta crescendo, che è sempre più inclusivo, sta diventando davvero enorme, si parla insomma di cifre importanti, anche se poi in realtà non può essere definito come un target, proprio perché all'interno, diciamo, di questa, io la definirei come una macro categoria di professionisti, perché all'interno chiaramente ci sono tantissimi professionisti che fanno lavori diversi, hanno età diverse, hanno condizioni personali, background personale e professionale completamente diverso. Quindi definire nomadi digitali oggi non è, tanti cercano di fare numeri precisi, ma in realtà non è una professione, non è un target, per cui possiamo affidarci soltanto a statistiche, diciamo, non ufficiali, di chi si identifica nel nomadismo digitale, che però, ripeto, sta diventando un movimento sempre più... E tra l'altro, scusami, ti interrompo solo per chiederti una precisazione. Tu mi hai parlato di nomadi digitali come lavoratori che si spostano da un paese all'altro, ma sono nomadi digitali anche quelli che, si spostano all'interno della propria nazione. Non c'è bisogno di andare fuori dai confini nazionali per essere nomadi digitali. Stai dicendo delle cose interessantissime, proprio di riflessione, però per esempio nell'ordinamento giuridico oggi il nomade digitale è definito, no, da un punto di vista di diritto migratorio, quindi questo poi magari, allora l'altro non è nomade digitale. In realtà quello che secondo me è importante, su cui è importante concentrarsi, è proprio che ci sono tanti modi diversi di vivere e di lavorare da nomade digitale. Nomade digitale significa avere la libertà di poter vivere e lavorare da luoghi diversi, quindi poi ognuno sceglie come gestire questa libertà in base a quelle che sono le proprie esigenze, in base a quelle che sono le proprie condizioni personali. Tanta gente dice: no, però se sei single, giovane, no, questo va bene perché il nomade digitale è identificato con il viaggiatore. Questo inizialmente i primi pionieri del nomadismo digitale in realtà erano dei veri e propri globetrotter, cioè una delle motivazioni
che spinge molte persone al nomadismo digitale è proprio la volontà, no, di viaggiare, di fare nuove esperienze, di conoscere il mondo. Questa sicuramente è una delle motivazioni, ma ci sono tantissimi modi diversi di vivere e di lavorare da nomad digitale. Ed è un'alternativa, diciamo, alla stanzialità che noi sempre abbiamo conosciuto, nel senso che noi, bene o male, abbiamo vissuto sempre dove c'è il nostro lavoro, dove la nostra sede di lavoro, no? Quindi il lavoro è stato assolutamente, anzi, appunto, il luogo di lavoro a volte proprio ha condizionato scelte di vita proprio importanti, no? Dove prendere casa, dove fare figli, le scuole, tutto. Assolutamente, cioè il nostro stile di vita è basato sulla stanzialità e molto spesso, no, pensiamo soltanto per esempio all'abbandono, no, delle campagne, delle rurali, della ricerca poi di benessere nei grandi centri urbani, industriali del paese, dove c'è l'opportunità di trovare lavoro. Quindi la gente si è sempre spostata, bene o male, alla ricerca di condizioni di vita, principalmente di condizioni che permettessero la sostenibilità economica e quindi il lavoro, la possibilità di lavorare. Questo è un elemento interessantissimo. E proprio a tal proposito, caro Alberto Mattei, volevo chiederti che cosa succederà il 12, domenica, questa domenica appunto, 12 maggio alle 17 a Fano Adriano, perché nell'ambito del progetto Officine del Gran Sasso, insomma, c'è un incontro molto importante che riguarda il nomadismo digitale. Ci sarai tu a parlare di tutte queste interessanti cose e di cos'altro. Sì, no, questo è interessantissimo. Penso e spero che sarà un incontro, perché ne stiamo facendo diversi, anche molto, diciamo, divertente, nel senso che è qualcosa che ti fa vedere delle visioni che spesso noi non riusciamo a guardare nella loro totalità. Quindi cercherò in qualche modo di essere anche abbastanza coinvolgente con le persone, di cambiare un dialogo per cercare di capire realmente come questa nuova opportunità, cioè il lavoro da remoto, sta portando in qualche modo, io definisco sempre, una vera e propria rivoluzione della stanzialità umana. E quindi cercheremo di capire come poi i territori in realtà possono sfruttare questa occasione, diciamo, per me unica in questo momento, ritengo, di tantissime persone che oggi praticamente cominciano in qualche modo alle proprie scelte di vita, non sono più legate, come abbiamo detto prima, unicamente, no, al discorso lavorativo. Cioè, se io lavoro in una grande città, sono costretto a vivere lì, sono costretto a stabilirmi, a stanzializzarmi, a prendere una casa, a comprarla piuttosto che in affitto, e quindi a vivere tutta la mia vita in quel territorio e poi, diciamo, andare a visitare dei territori bellissimi, no, che sono magari a contatto con la natura, territori che hanno delle opportunità enormi da un punto di vista di qualità della vita, di qualità dell'aria, che però in questo momento oggi soffrono proprio di un processo, diciamo, spesso anche di abbandono, di spopolamento. Perché? Perché proprio le persone fino adesso, no, se noi ci pensiamo, la geografia dell'attività produttiva ha determinato poi gli insediamenti demografici. Oggi, in questo momento, nel momento in cui le tecnologie digitali, il lavoro da remoto permette, diciamo, alle persone di potersi portare il proprio lavoro ovunque, iniziamo a domandarci come vogliamo vivere e dove vogliamo vivere, inserendo un elemento che è ancora più innovativo, che è proprio il discorso anche della temporaneità. Cioè, nel senso che poi io non necessariamente mi devo spostare, mi devo trasferire definitivamente in un altro territorio, no? Ma posso andare a vivere delle esperienze di vita più o meno lunghe, magari anche decidere poi di rimanerci, nel senso che magari mi innamoro, più o meno trovo una situazione, decido di stabilizzare. E quindi, diciamo, questo aspetto, diciamo, della temporaneità, no, dell'abitare temporaneo dei territori, crea delle opportunità enormi. E quindi domenica, ecco, racconteremo di questo. Poi ogni territorio chiaramente ha le sue caratteristiche, e quindi cercheremo anche in qualche modo di avere una relazione per capire poi quel territorio come si adatta alle esigenze di quale, diciamo, target all'interno di questa macrocategoria potrebbe essere maggiormente interessato, no, a soggiornare per un periodo di tempo nel territorio. E lì ci sono degli elementi essenziali, che io dico sempre che sono fondamentali. Che cosa serve, no, per diventare attrattivi? Cosa serve per diventare in qualche modo accoglienti per queste persone? Ed è questo un tema. Ce le dici qualcuno di questi elementi essenziali? Poi li affronteremo, no, nel dettaglio. Però adesso così, in una manciata. Sì, no, ma normalmente quando si parla, no, di attrarre professionisti che lavorano da remoto nei territori, però chiamiamoli smart worker, chiamiamoli innovagia, togliamo le definizioni, ma rimaniamo concentrati su questo. Si ragiona sempre nel fatto che servono, no, una connessione affidabile, per carità, è importantissima per portare avanti, non è? Servono spazi di co-work. In realtà, io dico sempre che quello che poi serve è creare una dimensione comunitaria.
nel senso che io poi se arrivo in un territorio, no, la prima cosa che voglio è che una comunità che mi accolga, no, che mi faccia sentire parte, perché io non sono un turista che vengo a visitare quel territorio, io sono un professionista che mi porto il mio lavoro, vengo in quel territorio e quel territorio ho bisogno in qualche modo, divento in qualche modo un abitante temporaneo della comunità, quindi ho bisogno di quella dimensione comunitaria, perché altrimenti divento un tradizionale turista che vengo a visitare le cose belle che ha e poi me ne vado via. Se invece trovo una comunità che mi accolga, una comunità in cui io, diciamo, sento di essermi in qualche modo accolto, essere il benvenuto, e quindi automaticamente sento anche poi il bisogno di restituire qualcosa alla comunità. E in quel caso sicuramente attrarre professionisti con competenze innovative, con visioni diverse, diventa un capitale umano molto importante per i territori, se si riescono a sviluppare quelle condizioni per cui si crea questa relazione, no? Quindi sviluppare il potere delle relazioni umane, oltre che i servizi tecnici che possono essere una connessione, una postazione di lavoro, un co-working, ma creare relazione tra le persone che vengono da fuori e le persone che abitano quei territori, al fine di trovare soluzione a quelli che sono i problemi più importanti che quei territori hanno, è secondo me un'opportunità oggi unica che non dobbiamo lasciarsi sfuggire, quindi ecco, questi incontri sono già delle ottime opportunità per poterne dibattere e poter consapevolizzare anche le persone che vivono sui territori. E allora, in chiusura di questa chiacchierata che è volata via così, proprio l'avevo immaginato che sarebbe stato troppo poco il tempo che concesso, perché immaginavo che veramente sono tantissime le cose di cui parlare e magari anche riuscire ad approfondire maggiormente. Allora, ancora di più, invito tutti i nostri telespettatori a approfittare di questa grande opportunità, cioè di parlare di nomadismo digitale insieme ad Alberto Mattei domenica 12 maggio alle 17, l'incontro nella sala Officine del Gran Sasso a Fano Adriano. Quindi mi raccomando, non lasciamoci sfuggire questa occasione, e io sarei qui a parlare ancora per ore, ma purtroppo, ahimè, Alberto, il nostro tempo è scaduto. Io ti ringrazio moltissimo. Ci vediamo domenica, spero, con tutti, e io vi aspetto. Cioè, vi aspetto, anch'io arriverò, per cui sarò anch'io ospite. Assolutamente. Per cui... E speriamo appunto di riuscire quindi poi a veramente a veder nascere, no, un nuovo modo di vivere anche temporaneamente, come abbiamo detto, in questi luoghi che sono bellissimi, vale veramente la pena che diventino esperienze nella vita di ognuno di noi, e anche perché no, lavorando da remoto e diventando un nomade digitale, ecco. Grazie mille Alberto Mattei per essere stato con noi. Noi vi diamo appuntamento come sempre a mercoledì prossimo con un altro ospite d'eccezione, e nel frattempo vi saluto e do la linea di nuovo allo studio.